La benvenuta Paola Pallotta, Managing Director di Capital Group, a cui vogliamo chiedere innanzitutto come sta andando questo 2019, poi dato che siamo al Salone del Risparmio e il tema scelto quest'anno è quello della sostenibilità, volevo capire da lei come interpretate questa tematica. Grazie mille. Dunque, come va il 2019? Beh, molto bene, devo dire, come per noi è stato il 2018. Devo dire che in un anno che per i mercati è stato molto difficile, per Capital Group in Italia, in Europa, ma direi anche negli Stati Uniti, è stato un anno assolutamente molto importante, significativo e molto positivo. L'inizio del 2019 ci ha dato e ci sta dando meravigliosi segni di diciamo la nostra semina, almeno in Italia, nei 5 anni passati sta portando dei frutti, quindi siamo felicissimi, il nostro team in Italia cresce e cresce naturalmente perché cresce la richiesta da parte dei nostri clienti. La sostenibilità è il tema del salone. La sostenibilità per noi onestamente è un tema correlato col nostro DNA, quindi in generale rifuggiamo un po' dalle etichette, dalle esclusioni, dai marchi, dal marketing anche se vogliamo, ma non ci allontaniamo, anzi crediamo moltissimo nella sostanza di questo concetto e ci crediamo da molto tempo. Pensiamo che sia assolutamente connaturato con la ricerca, quindi sono i nostri analisti che, conoscendo bene le aziende nelle quali investiamo e avendo un grosso coinvolgimento con queste aziende, quindi Capital, insomma, l'engagement lo vive direttamente in maniera molto concreta, quotidianamente con le società, crediamo che questo sia il modo migliore per capire non necessariamente il passato di un'azienda, ma capire dove sta investendo, verso quale futuro e di conseguenza individuare la caratteristica di sostenibilità volta al domani. Aggiungo una piccola nota: Capital, come sempre, ha così delle storie molto interessanti e molto longeve. Il primo fondo SRI al mondo è un fondo di Capital Group che gestiamo da oltre 50 anni negli Stati Uniti e che a breve, entro l'anno speriamo, sarà disponibile anche per gli investitori europei.